l'impatto al campionato è sicuramente una parte affascinante, una parte difficile, come sono tutti gli impatti di una nuova stagione che deve partire. Affrontiamo Udinese, un derby marchigiano che onorerà sia il girone est che la pallacanestro marchigiano. Questo mi sembra un buon sunto per dire che affrontiamo una squadra che ha forte collocazione come formazione, in quanto hanno puntato molto su due giocatori perimetrali che sono Dillard e Jones, che possono innescare tutti gli altri, ma possono anche contare sulla tradizione, l'esperienza, la bravura di Rinaldi. Poi direi che anche Baldasso e Totè sono due giocatori che vengono da esperienze con società importanti, o che hanno vinto il titolo o che hanno fatto benissimo la stagione passata. Insieme a loro è da non sottovalutare un nucleo di giocatori giovani con tanta energia, molto molto interessanti per il futuro del campionato. Insieme a questo metterei l'idea che l'allenatore è 3 anni che allena questa squadra, quindi ha la conoscenza di tutto quello che serve per affrontare questo tipo di partite. Dentro un contenitore che sono, se non vado errato, i 22 anni di Serie A che la società jesina ha nella massima serie. Veniamo da 7 settimane di preparazione, un ponte che ci introduce nelle 30 nuove partite, 30 nuove strade che dobbiamo affrontare con la determinazione, con la voglia, il desiderio e la curiosità che si innesca sempre quando parte una nuova stagione. Siamo vogliosi di poter e di voler sviluppare sul campionato tutto quello che abbiamo prodotto. Ho l'orgoglio, sono orgoglioso di poter allenare questo gruppo che ha dimostrato un grande attaccamento, una grande voglia di essere paladini di una terra che è prima di tutto quella di Montegranaro e poi quella del territorio fermano, per poter regalare emozioni e soddisfazioni al suo pubblico. Partiamo con il derby, come sapete, siamo determinati ad affrontarlo. Non sappiamo ancora in che condizioni lo faremo, ma questo per noi ha poca importanza. Ritengo che siano sempre fondamentali due cose: il dispiacere per chi non c'è, in questo caso Corbett, ma anche l'orgoglio di dire a chi c'è avete la possibilità di dimostrare. Questo senso della conquista deve essere la continuazione del lavoro che abbiamo fatto, perché rispetto al passato non c'è niente di uguale. Ci dobbiamo conquistare tutto cercando di avere già dal primo impatto la fiducia per poter proseguire il campionato.